incidente, mi ha coinvolto e quindi siamo qui, siamo qui riuniti. Però è una soddisfazione vedere... Certo, sì, senz'altro, una soddisfazione, sì, sì, la maglietta della squadra nel cuore, vabbè, senz'altro sì. È una soddisfazione che il presidente della mia squadra nel cuore abbia apprezzato il lavoro e quindi mi abbia coinvolto in questa idea, in questo progetto. Se volete festeggiare 40 anni, così, così sono già 41 di disegni e vignette. E vedremo andando avanti, perché anch'io comincio a avere qualche annetto, insomma. Bisogna provare le redini. Va bene, ben venga, sì sì sì, perché no? Anche adesso in occasione di questo progetto che ha lanciato il Presidente circa il murale da realizzare per il Curi, lì è spazio veramente a idee, a giovani, a progetti nuovi, perché no? Non saprei, beh ce ne sono diverse legate soprattutto all'epoca gaucciana, perché era naturalmente foriera di spunti a getto continuo. E lì ce ne sono, c'è il gauciometro, ad esempio si chiama il gauciometro, proprio è uno strumento sulla una fattispecie di barometro con tre facce di gaucci, una che indica il bel tempo, un'altra sereno variabile e un'altra la tempesta, e la lancetta si muove ovviamente a seconda dei momenti calcistici del momento, insomma. Il presidente Santo Padre come variabile bel tempo? E anche il presidente variabile, sì, il presidente variabile. Il presidente ha il suo carattere, ma è giusto che sia così, il presidente. Poi mi piace perché è passionale, grintoso, un po' di stabilità fa bene. Serve la sveglia, appunto. Sì, sì. No. Adesso sei un po'. No. Equilibrato. Devo essere equilibrato. Che cosa vuol dire essere equilibrato? No, dopo se no si divaga sulla squadra. Invece questa per me è una giornata importante per il Perugia, ma soprattutto per Perugia città. Perché secondo me Marcello è un grande artista che forse non era mai stato messo nella condizione giusta per essere evidenziato quello che lui fa. Lo ha sempre fatto per pura passione, ci tengo a precisarlo, lo continua a fare anche per noi per pura passione, quindi senza nessun contributo economico, e questo la dice lunga sull'uomo Pitorri. Ma detto questo, io sono rimasto molto colpito dall'ultima, o penso la prima, e mostra che Marcello ha voluto fortemente in centro di Perugia per far conoscere a tutti le sue opere. Io sono stato uno dei visitatori, sono rimasto colpito come penso tutti quanti, e mi è venuta quest'idea, e spero che questo possa essere di buon auspicio per tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare a qualcosa di creativo, perché per me l'artista, l'arte va sempre comunque stimolata a cercare anche, ecco, come giustamente prima dicevi tu, all'erede di Marcello. Anzi, questa è sicuramente un'idea per dare spunto a un'altra cosa che faremo insieme a Marcello, che magari lui in quel caso farà da maestro, perché visionerà le opere dei futuri Marcelli Pitorri che busseranno alla nuova sede del Perugia. Ad oggi però c'è il presente, c'è questo grande artista, noi lo abbiamo voluto appunto gratificare stampando le sue vignette sulle t-shirt. Speriamo che questo possa essere di gradimento ai tifosi, ma soprattutto, ecco, ci tengo a precisarlo, questa è una cosa che è per la città, non è soltanto per il calcio, perché Marcello Pitorri è di Perugia. L'ultima cosa che disse quel giornalista non si è avverata. Io invece una cosa che sono anche abbastanza
oggi le vediamo sommerse e seppellite. Quindi non voglio parlare d'altro e voglio rimanere concentrato come l'allenatore e la squadra pretendo che facciano sabato alle 15 al Curi. Ho appena parlato con Bisoli, siamo sereni tutte e due, ci siamo dati appuntamento a sabato allo stadio, anzi nello spogliatoio, perché vogliamo sicuramente vincere la partita di sabato e poter far bene davanti ai nostri tifosi, che questa è la cosa che a tutte e due ci ha fatto molto male durante questa stagione. Marco, io adesso vorrei fare la presentazione delle t-shirt di Pitorri, quindi adesso chiudiamo con Marcello e poi magari qualcos'altro ci diciamo, però questa giornata è dedicata a Marcello Pitorri e insomma, ci tengo che venga fatta in onore di quello che lui sta facendo per il Perugia, perché tra un mese circa faremo anche l'ultima novità che ci farà svelare Marcello, insomma, ecco. Marcello, gli mettiamo la maglia la numero 7 e la numero 11, Presidente. Se volete in anticipazione, l'allenatore del prossimo anno sono io, però in seconda, non voglio adesso.